un giudizio su questo Sanremo? Beh, mi sembra che da un punto di vista di canzoni sia tutto in mano all'opinabile, nel senso che poi sai, le canzoni, siamo tutti commissari tecnici della nazionale italiana, vorremmo delle formazioni diverse e quindi ci sono quelli che sono pro e quelli che sono contro. Per quanto riguarda i ragazzi miei di Area Sanremo, è chiaro che c'è un pizzico di delusione, si partecipa alle manifestazioni per andare più avanti possibile, per fare più metri o più chilometri possibile. Poi non sempre le cose vanno bene. Ripeto sempre che bisogna però tornare a ragionare in termini di carriere, non in termini di dischi, quindi siamo felici di sapere che ad esempio oggi Valeria Farinacci, la più trasmessa dalle radio, Braschi ha appena vinto il May, speriamo che tutti loro possano avere, tutti, non soltanto i due di Area Sanremo, possano avere delle possibilità, non dico un futuro, perché poi alla fine il mondo è selettivo, però che possono avere delle chance per mettersi in mostra. Si tende invece a credere che quelli che hanno già avuto una possibilità non è giusto che ne abbiano un'altra, e questo è sbagliato. Ma lei ce l'ha un cantante preferito? Una? Un cantante preferito? Beh, di questi di Sanremo io tifo Mannoia. Quest'anno tifo Fiorella perché ha una canzone che è scritta da Amara, che è una ragazza che io conosco molto bene, è una canzone che è nata tra l'altro in circostanze particolari, che racconta non solo la bellezza della vita ma anche la bellezza di chi ha attraversato il dolore. Quindi non è una canzone, diciamo, qualunquista, ma è una cosa che copre il bianco e il nero, la luce e il buio della vita, per cui io sono per lei. E poi Fiorella non si discute.